Imbattuta da ben 8 turni, l'FC Metese cerca una nuova consacrazione sul solo amico contro il Giulianova, anch'essa in netta crescita nell'ultimo periodo, gara appartenente al programma della 15ª d'andata che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 3 febbraio. Giudice della sfida il signor Tomasi della sezione arbitrale di Lecce. Il miglior approccio è dei biancoverdi, 1.40, l'acrobazia di Abreu stuzzica la concretezza di Walter Ricci, quest'ultimo non impeccabile nelle vicinanze della porta giuliese. 4.30 dalla bandierina un dipinto, quello di Barone, una vera sassata, il colpo di testa di Galesio, pallone sotto l'incrocio dei pali per l'1-0 matesino. Al 12esimo break a metà campo di Abreu che si invola in solitaria verso la porta avversaria ma arriva stanco al momento clou, per fortuna del portiere giallorosso. Risposta ospite Antonelli, la alza per la testa di Paudice, Palombo si limita ad accompagnare con lo sguardo. 24esimo gli abruzzesi rivendicano lo scalpo con la stessa arma, vale a dire il gioco aereo sull'idea di Tipaldi, finalizza Barlafante che ripone l'incontro in equilibrio. 1-1, siamo in area locale al 31esimo, Riccio e Tipaldi. Termina a terra il giocatore in maglia giallorossa. Per Tomasi non vi sono gli estremi per il penalty, così come accade al 34esimo in occasione dell'uscita di Palombo sull'affondo di Barlafante. I padroni di casa intorno al 37esimo tornano avanti nel punteggio, cross dalla sinistra di Iannetta, Galesio con un altro passo di tango argentino supera nuovamente Mora per il gol del 2-1. Gioia di breve durata, botta e risposta immediato, Barlafante dopo un solo minuto ristabilisce la parità e non la manda tanto a dire ai pochi presenti in tribuna al Ferrante. Prima dell'intervallo c'è tempo per una sortita matesina, viene murato Walter Ricci, Abreu non c'entra il bersaglio, si chiude una gradita prima parte di gara ricca di gol e la regia di Antonio Di Perna, proiettarci nella ripresa, punizione per il Giulianova, la posizione invitante per Cipriani che si ritrova al cospetto di un vigilante Palombo. Sembrano dissolversi i ritmi della prima frazione di gioco, siamo al 22esimo quando Felici, appena entrato nelle fila di casa, serve in orizzontale Abreu, il cui rasoterra non destabilizza la retroguardia giuliese. 29esimo ancora Felici con un'iniziativa, soluzione dalla distanza completamente sballata, siamo all'epilogo del match e in entrambe le squadre alberga un po' di stanchezza, come prova il destro di De Cerchio controllato senza eccessivi patemi da Palombo. Al 38esimo resta in 10 la formazione di Urbano, Di Lullo in campo nella ripresa, già ammonito, becca il doppio giallo dopo un fallo commesso nella tre quarti avversaria. 87esimo calcio piazzato in favore degli ospiti, calcio cesario, impegno minimo per l'estremo difensore biancoverde. Ultima azione degna di essere appuntata, De Cerchio combina con Paudice, pallone ancora preda di Palombo. Finisce 2-2, si allunga a 9 la striscia di risultati utili consecutivi per l'FC Metese che mercoledì in terra leopardiana recupererà contro la Recanatese. Punto importante anche per il Giulianova che con giudizio prosegue il suo lusinghiero cammino intrapreso da qualche giornata di campionato.